Ciao a tutti, so che aspettavate questo video da un po', da quando nell'ultima recensione, quella di Rogue One, ho annunciato che sarebbe stata l'ultima recensione e che ci sarebbero stati un po' di cambiamenti su questo canale. Intanto voglio ringraziarvi per questi ultimi 3 anni in cui ho attivato bene questo canale, che in realtà era aperto dal 2006, cioè facendo un passo indietro, no? Rewind, vi racconto la storia. Il 2006 è l'anno in cui YouTube nacque, no? Io mi ricordo perfettamente il giorno in cui scoprì che esisteva YouTube ed era il giorno dopo la vittoria dei mondiali del 2006. Mi ricordo che andai al lavoro, lavoravo nel laboratorio di strategie della comunicazione nel settore della ricerca dell'Università di Firenze e arrivai ovviamente in ritardo al lavoro perché dopo i festeggiamenti della vittoria dei mondiali, figuriamoci, e il professore che dirigeva il laboratorio si incazzò come se i mondiali non esistessero, come se lui non sapesse di questa cosa qui, e ci fece una mega romanzina. Io mi ricordo, io e gli altri colleghi avevamo quel sorriso stampato in faccia che comunque, cioè, una notte indimenticabile, quindi non ce ne fregava nulla della sua romanzina. Subito dopo uno dei colleghi mi disse: "Ah, hai visto quella roba su YouTube, questo nuovo sito, si mettono i video, eccetera?" Scoprì YouTube, aprì il canale, cioè mi feci il profilo, non era ancora neanche di Google, e volevo usarlo perché già facevo video per pubblicare qualcosa, per fare qualcosa, però non avevo un'idea chiara di un progetto, di qualcosa da comunicare nello specifico, quindi in linea di massima ci pubblicavo su quello che capitava. Quando facevo un video lo usavo per condividere con i miei amici, cioè lo usavo per quella che era la funzione proprio base di YouTube. Spesso la gente mi chiede: ma io vorrei fare un canale YouTube, vorrei fare questo, vorrei fare quello", senza avere però un progetto. Ci sono voluti anni per me per trovare una cosa da comunicare, cioè con Cotto e Frullato in realtà, che era un progetto per cui YouTube serviva per essere una piattaforma dove poterlo distribuire, e l'idea di fare le recensioni dei film era nata quasi per caso, forse un po' per usarla come palestra, per sciogliermi un po' davanti alla camera, per avere quella costante pubblicazione, quella cosa che, cioè, andando spesso al cinema sapevo che in quei momenti avrei dovuto pubblicare qualcosa e che quindi mi sarei forzato a fare dei video da condividere, quindi poter comunicare, poter parlare meglio, poter migliorare, togliersi quell'imbarazzo iniziale che c'è comunque a parlare con la videocamera. Da lì poi sono seguiti anche i video di viaggio, che mi stanno molto a cuore, probabilmente, anzi sicuramente di più delle recensioni, perché posso esprimermi di più, posso raccontare le cose che mi interessano a voi, posso condividere i posti che vedo, le cose che provo, le cose che vivo, le cose che assaggio, e renderlo uno storytelling da condividere con voi. Questo è proprio il motivo, uno dei motivi per cui ho deciso di smettere con le recensioni. Non farò più recensioni, anche perché mi era un po' passata la voglia, non mi divertivo più come un tempo. Negli ultimi mesi, se vedete, non le facevo neanche più davanti al cinema, e quindi non le facevo subito dopo aver visto il film, ma lasciavo passare un giorno, a volte anche più di un giorno, perché non perché avevo bisogno di pensarci, ma perché non avevo proprio voglia di farla in quel momento lì. E quando ti rendi conto che fai una cosa che dovresti fare per piacere senza averne voglia, forse è venuto il momento di smettere, no? Un altro motivo per cui ho deciso di cambiare è che non c'era più quello stimolo, non c'era più la novità di fare quella cosa nuova che ti spinge oltre i tuoi limiti. Il mio limite iniziale era quello di non avere la spigliatezza di parlare con la camera, non è che ora sia un maestro, però riesco a essere molto più tranquillo e naturale, non avere qualcosa da costantemente pubblicare. E superato quello, mi servono dei nuovi stimoli, e il nuovo stimolo implica quello che farò d'ora in poi sul canale, e che so che ad alcuni di voi dispiacerà, ma che a molti altri interesserà. Cioè, voglio, e dal 2017 convertirò la lingua di questo canale in inglese, cioè inizierò a fare i video in inglese. Voglio poter comunicare quello che comunico a un pubblico più vasto, potermi confrontare con un pubblico internazionale, quindi vuol dire anche avere commenti da persone di altri paesi, poterci confrontare sia io sia voi che commentate
con un pubblico più vasto, con persone di culture diverse, che hanno vedute diverse, e poter condividere quello che è la nostra cultura o le cose che visito, che vedo, che provo nelle mie esperienze in viaggio, eccetera, o anche solo anche in Italia, e poterci confrontare con persone di tutto il mondo. Quindi io credo che i confini nazionali non esistano più grazie proprio a internet, e quindi penso che sia un dovere approfittare di questa cosa. Quindi dal prossimo video questo canale sarà in inglese. So che alcuni di voi purtroppo non capiscono la lingua e non l'hanno magari mai studiata e avranno difficoltà e probabilmente abbandoneranno il canale, non mi seguiranno più. So che molti di voi lo masticano e può essere un'occasione anche per migliorare, no? Insieme, per me, perché io comunque non sono madrelingua inglese, penso di parlare un buon inglese, ma sicuramente mi darà il modo di spingermi oltre, quindi sarà uno stimolo per me, sarà uno stimolo anche per voi per seguirmi in inglese, per commentarmi in inglese, perché vi inviterò a commentare in inglese ovviamente, e poi di vedere nuove cose, di vedere dei video nuovi, di poter anche io pensare dei video nuovi. Sicuramente ci saranno ancora viaggi, sarà più incentrato sulle avventure, su viaggi atipici che mi piace fare, ma il cinema comunque anche sarà, se ne parlerà, insomma si parlerà sicuramente anche di cinema, e non è un argomento che andrà perso. E proprio chi mi ha seguito per la nostra passione comune condivisa sul cinema, voglio parlare degli ultimi film che ho visto, per cui non ho fatto recensioni perché non ne ho avuto tempo, perché sto finendo di girare e di montare il film di Cotto e Frullato, che è stato finanziato da voi supporters e che quindi mi sta portando via un sacco di tempo, ma anche perché onestamente ero un po' scarico e avevo poca voglia di continuare a fare recensioni. Ma ultimamente ho visto un po' di film e quindi vi voglio sparare a raffica delle micro recensioni, giusto per consigliarvi o sconsigliarvi i film di questo periodo natalizio. E i film sono Sully di Clint Eastwood, a cui do un bel 7, e il film è tratto da una storia vera di questo pilota eroe. È un film discreto, molto bello, molto interessante, girato bene da Eastwood, che ormai insomma è una garanzia. Non è niente di eccezionale, però non c'è niente di particolarmente esaltante nel film. È un bel film, è un buon film, molto interessante se vi piace la storia. Mi piace il modo in cui è stata raccontata, lo consiglio, ma non è un capolavoro. Un altro film molto interessante, ma che secondo me non è un capolavoro, è Oceania, o Moana in lingua originale, anzi nella versione americana Moana, nella versione italiana Oceania, nel resto d'Europa, quasi in tutti i paesi, è Vaiana, perché ovviamente Moana in Europa è più famosa come pornostar, e i bambini, non sia mai l'avessero cercata su Google, cosa avrebbero potuto trovare, specialmente su Google Immagini, e quindi hanno deciso di cambiare il nome della protagonista da Moana a Vaiana. E in Italia il film si chiama Oceania, non so perché, però l'ho visto in lingua originale, ma la versione europea, quindi lei veniva chiamata Vaiana, e anche le canzoni erano modificate col nome Vaiana. Le canzoni appunto sono molto belle, sono quelle che fanno avere al film per me un bel 7, che è un buon film, non è un capolavoro, perché secondo me sebbene sia interessante da tanti punti di vista, ha una trama, una sceneggiatura un po' frazionata, che fa troppo un affidamento sugli archetipi narrativi e sui cliché, e quindi c'ha tanto sapore di già visto, sebbene ci siano degli elementi molto originali e molto carini come i personaggi, e un valore artistico incredibile nelle animazioni, nelle immagini, cioè a livello artistico è il top, però il progetto sul quale si basa, cioè la sceneggiatura, lascia, o almeno a me ha lasciato un pelino a desiderare. Comunque è un film che consiglio, è molto emozionante, forse leggermente più orientato per i più giovani e non anche per i più adulti, cioè se lo godono anche gli adulti, ma per il valore artistico più che per la storia in sé. Comunque è un film che consiglio. Un altro film che ho visto recentemente, che consiglio ma che mi ha entusiasmato un po' meno, è Snowden di Oliver Stone, a cui do un 6. Il film è interessante, interessanti soluzioni visive di fotografia che mi sono piaciute molto, ma il film non è che eccelga particolarmente, c'è una sceneggiatura che si porta avanti, un po' si trascina, la performance del sempre bravo Joseph Gordon-Levitt
è ok, ma non c'è poi molto altro. Anche il modo in cui viene raccontata la storia, sì, funziona, ma non benissimo, quindi gli do solo un 6. Poi c'è il film che ho visto ieri, che è Lion, che racconta questa storia vera, anche questo film, di questo ragazzo indiano adottato che va a cercare la sua famiglia originale e che è molto bello, mi è piaciuto molto. Visivamente racconta tutta la vita di questo ragazzo, da quando è bambino a quando è adulto, e specialmente nella prima parte, quando è bambino, è visivamente eccezionale. È proprio un racconto visivo, con i giusti toni ti riesce a calare proprio nell'atmosfera, nella cosa dell'India e della situazione di questo bambino, raccontando le sue emozioni senza parlare troppo. E il film un po' si perde nella parte centrale, il secondo atto rallenta parecchio un po' e diventa un pochino così claudicante, ma poi si riprende nel finale molto emozionante, molto bello, e comunque in tutto sommato riesce a raccontare le emozioni di questa persona, a calarci dentro il mondo e la vita di questa persona in maniera eccellente, quindi gli do un bell'8. Invece concludo con due capolavori da 9 che sono, e che vi straconsiglio di vedere, sono La mia vita da zucchina, un film francese, non ricordo il nome del regista, di animazione stop motion, veramente delizioso, originalissimo, atipico, che ti rimane scolpito in testa, valore artistico altissimo, sebbene sia fatto a basso costo, molto particolare, ma la storia, sebbene visivamente comunque sia molto grezzo, la storia e i personaggi sono così reali e vividi, davvero ti rimangono nel cuore. E l'altro film capolavoro, secondo me, di questo periodo natalizio è Captain Fantastic, con Viggo Mortensen, voto 9, film indipendente sulla storia di questo padre che alleva i suoi figli in una maniera molto atipica nei boschi, che poi si trova ad affrontare sia lui sia i figli la realtà. Molto controverso il personaggio di Viggo Mortensen, ma anche tutti gli altri personaggi. È un film che analizza le scelte di vita, la società americana e anche tutto quello che va contro la società americana in maniera molto realistica. Quindi ci sono entrambi i lati della medaglia. Ti lascia pensare, è un film su cui penserete sicuramente molti giorni dopo averlo visto, il che vuol dire che è un film che rimane dentro, ed è veramente poetico, bello, entusiasmante, bellissimi personaggi, molto emozionante. Viggo Mortensen è straordinario, straconsigliato. Captain Fantastic, che per me è il film più bello che ho visto in questo periodo natalizio. Cinefex, Captain Fantastic. Allora, due Cinefex veloci veloci che si collegano con la realtà, cioè quando la fiction incontra la vita vera. Allora, il primo è che il regista Matt Ross, che in realtà è al suo secondo lungometraggio, qui principalmente è un attore, ha raccontato che l'ispirazione per il film gli è venuta dalla propria esperienza di genitore. Tu guarda, pensa un po', chissà i figli di Matt Ross a questo punto che tipo di vita fanno, visto il film. E l'altro cinefact che si collega alla vita vera riguarda il protagonista Viggo Mortensen. Sì, perché lo vediamo nel film bere il mate, che è una bevanda tipica del Sud America. Viggo Mortensen, nonostante le sue origini e il nome che tutto fa immaginare tranne che il Sud America, dai 2 ai 12 anni ha vissuto in Argentina. E quindi questa cosa hanno dichiarato in seguito che è un riferimento alla vita dell'attore. Ci tenevo a dire una cosa. Ciao Paolo. Grazie. Di tutto. Ci mancherai, ci mancheranno un sacco le tue sea cage in italiano. E oh, ognuno prende la strada che preferisce. Se tu hai deciso così, va bene così. Noi ti vogliamo bene lo stesso. Almeno io ti vorrò bene lo stesso. Non faccio discriminazioni italiano, inglese, cazzo me ne, tanto il tuo canale rimane lo stesso. Anzi, sarà ancora più figo. Però, grazie. Mi fa piacere per l'ultima volta parlarvi un po' di film, perché è una cosa che ci appassiona entrambi. E niente, dal prossimo video ci saranno delle grandi sorprese. E spero continuate a seguirmi. Chi invece abbandonerà per, diciamo, problemi di comprensibilità, vi voglio bene uguale, mi dispiace. Spero che comunque magari qualcuno di voi, anche se capirà meno, continuerò a seguirlo, cercherò di essere molto visivo, nel senso di far vedere molte cose e narrare anche,
in maniera visiva, cosa che è fondamentale quando si usa questo mezzo. Invece, per chi vorrà continuare a seguirmi in questa nuova avventura, ci rivediamo nel 2017, ragazzi. E buon anno a tutti!